Sì, ricordo Marcus McDaniel, Manuel Oliver Palomo e Jean-François Toupin ed è la prima ripresa. Prima ripresa. Per la nostra federazione c'è il dottor Antonio Del Greco, vicepresidente, il medico dell'incontro, ricordo, il dottor Emiliano Bonanni. Mancino Gurov, pantaloncini azzurri per ambedue i pugili. Fascia gialla per l'ucraino, fascia bianca per Vincenzo, subito un ritmo abbastanza alto, ricordo che Gurov è fragilissimo nelle primissime riprese, i suoi 5 incontri tutti per KO persi, 2 nella prima, 1 nella seconda, il destro, attenzione di Gurov e anche il sinistro, doppiati dritti sul volto di Cattatore che cerca di reggere, montante di Gurov, ha cominciato molto forte il pugile ucraino, contravvenendo un tantino alle sue abitudini, il destro incantatore non preciso ma a segno, a distanza i due pugili, il sinistro di Gurov a segno, è un incontro difficile per Cattatore, che cerca di rimanere ben attento. Momenti di tensione altissima, il sinistro, ancora il Gurov, poi il destro. E il Cattatore non riesce a ribattere agli attacchi del suo avversario. Un Gurov che, contrariamente al suo solito, come ho detto e ripeto, è partito subito su un ritmo abbastanza alto, tenta di colpire determinato, tuttavia Vincenzo abbiamo sentito è determinato anche a soffrire, tiene molto lontano, molto lungo il sinistro contatore perché le braccia di Gurov sono più lunghe, ancora Gurov, il sinistro dell'ucraino d'incontro colpisce guantone soprattutto di Cattatore, fortunatamente peraltro il sinistro di Vincenzo, attenzione alla testa, reagisce con una testata Gurov, con la testata di Cattatore, l'arbitro Parrish interviene, richiama sia l'uno che l'altro. Il destro di Gurov cerca con il jab, vedete, di fare largo nella guardia abbastanza stretta di Vincenzo. Il sinistro pronto lì minaccioso, ma anche il destro di Cattatore potrebbe scattare. Ah, ha trovato, c'era un varco aperto, il destro di Cattatore non è partito. Ancora un po' titubante il pugile italiano, eccolo qua. Anche prima c'era il destro pronto, questa volta Cattatore non si è fatto pregare, è partito il suo destro. Ed è il primo segnale di Vincenzo in questa prima ripresa, una ripresa comunque che ha visto una leggera superiorità del pugile ucraino. Tuttavia questo finale di round ci fa ben sperare per il proseguo. Eccolo qua. Era il colpo finale della ripresa. Questi sono attacchi di Gurov, due colpi consecutivi del pugile ucraino. Vediamo se possiamo riproporre Balani quel colpo finale di Vincenzo. Ah, eccolo qua, sì. Gurov abbastanza arrabbiato. Eccoci qua, Cattatore. Riusciamo a sentire l'angolo? Riempiela. No. Riempiela. Fuori i secondi. Second out. Non abbiamo sentito molto del dialogo tra Cattatore e il suo maestro e siamo alla seconda ripresa, tanta gente è qui ai fori imperiali all'ombra del Colosseo e dell'Arco di Costantino. Sinistro di Gurov, attenzione a testa, Cattatore si è abbassato per schivare, poi si è alzato e ha sfiorato con la testa e il volto dell'avversario, un incontro dunque durissimo.
durissimo perché Gurov veramente ha una trance agonistica, una cattiveria agonistica direi quasi inusuale, forse anche per cantatori non abituata probabilmente a trovarsi di fronte a avversari così cattivi dal punto di vista agonistico. Prepara il destro cantatore e fa bene perché c'è quel varco sempre aperto da parte di Gurov. Si scusa poi pugile ucraino per questo colpo, ha colpito dopo il break, in effetti il colpo era già per strada. Il sinistro, attenzione di Gurov, ancora cantatore Regiche riesce a colpire a sua volta. È un incontro a mio avviso che difficilmente arriverà alla fine delle 12 riprese. L'augurio ovviamente è che sia favorevole a cantatore, l'epilogo, tuttavia andiamo avanti. Un incontro molto violento peraltro, c'è poca scherma qui, soltanto botte terrificanti, il sinistro e il destro di cantatore, il sinistro di Gurov e il destro poi di cantatore che poi lega. C'è questo varco per il destro di cantatore che è perennemente aperto. Ora Gurov ha alzato un po' il sinistro in effetti. Attenzione alla testata dei cantatori ancora. Pericolosissima questo dettaglio tattico, perché l'arbitro poi ha lanciato un'occhiataccia al nostro pugile. Si lamenta il cantatore, ma c'è una ferita forse Gurov, sinistro dell'ucraino. C'è stato uno scontro di testa, eh sì, c'ha un taglio Gurov, forse sul cuoio capelluto nella parte alta del parietale destro. Si è fermato il contatore, il destro poi di Vincenzo, il sinistro di Gurov. Fase di studio, poi è Gurov che prende l'iniziativa, il cantatore spinge, cerca di legare, viene richiamato il cantatore dall'arbitro Parrish effettivamente, e in questo momento che dovrebbe venire a galla anche uno schema tattico da parte di Vincenzo. Una ripresa che vede ancora una leggera sfumatura in favore dell'ucraino, credo. Ci ha raggiunto intanto il vice presidente federale, dottor Antonio De Greco. Una cornice bellissima, mentre Ballani ci ripropone il sinistro di Gurov. Vediamo ancora, ecco qua, cantatore si è abbassato, è andato a prendere il sinistro ancora di Gurov. E qui vediamo la testata, di cantatore. E beh, è andata a cercarsela però, Beh, sì. Vabbè. Questi frangenti Vincenzo si lascia un po' andare. Diciamo che era la box che ci aspettavamo, l'ucraino molto lineare, molto, molto chiuso, mentre il cantatore che tenta il tutto per tutto. Certo. Tutto sulla potenza. Certo, speriamo comunque, speriamo perché tutta questa gente qui ai Fori Imperiali meriterebbe, no? Una soddisfazione. Beh, certo. Una grande serata allestita in maniera straordinaria, ripeto, dalla Sport Promotion, la società proprio della moglie di cantatore Francesca Minardi. Terza ripresa intanto. Si scontrano ancora, tenta il montante Gurov bloccato dalle braccia del nostro pugile. Invitato a tenersi alto Gurov, ma cantatore non deve cadere nell'errore di rivolgersi all'arbitro, deve pensare a combattere. Questa abitudine gli è costato un incontro quasi vinto con Bright White 4 anni fa, per il fatto di rivolgersi all'arbitro permise all'avversario di colpirlo a guardia bassa praticamente. Prova il destro contatore, non arriva, si scontrano poi di nuovo poi i due. Il contatore ha accorciato la distanza e ha impedito al sinistro di Gurov di arrivare a segno. Sinistro di Gurov ancora. E c'è ancora a sinistra.
Tuttavia la sensazione è che Alexander Gurov abbia un piano tattico in mente, cosa che invece i cantatori dà la sensazione quantomeno di non avere o non avere ancora quantomeno. Vediamo il destro di contro di Gurov, preciso il sinistro, poi Ula, attenzione, testata di Vincenzo che non è andata a segno per fortuna. L'arbitro Parish fa, indica la testa. Sinistro di Gurov. Tenta il sinistro contatore, travolge quasi l'arbitro. Ma la iniziativa è comunque sempre nelle mani di Gurov. Va a segno Gurov, si toglie il cantatore dalla gettata dei suoi colpi, per fortuna. La ruota Vincenzo, rientra l'ucraino. Sinistra di Gurov, da lontano però, non procura grossi guai al nostro pugile. Il sinistro ancora di Gurov. E termina anche questa ripresa, una ripresa durissima tuttavia per ambidue i pugili, che sono messi anche a dura prova dal punto di vista fisico, ma è una ripresa da assegnare comunque ancora, credo, a Gurov, vero Gregor? Ma diciamo che rispetto alla precedente Gurov ha un pochino rallentato, perché probabilmente sarà stato colpito d'incontro in un paio di circostanze, quindi ha rallentato un pochettino l'azione, che sembrava piuttosto pressante alla seconda ripresa. Che ha causato una piccola fuoriuscita di sangue, va considerato come un incidente e non come un... Comunque sentiamo l'angolo, Balani, di cantatore, proviamo. Fuori i secondi, second out. Non si parla molto all'angolo di cantatore, c'è poco da dire, evidentemente sanno tutti il da farsi, Vincenzo soprattutto, e siamo alla quarta ripresa. Vediamo. Il cantatore comunque appare, oltre che preparatissimo, con estima e determinazione. Il destro di cantatore, questo segno sul sinistro di Gurov. Beh, io quel destro lo adopererei un po' più frequentemente. Un po' di più, sì, sì. Certo, occorre rischiare. Deve prendere un pochino più di coraggio. Certo, certo. Olla, sinistro di Gurov ancora. Sul secondo però il cantatore è riuscito a venire via. Gurov un pugno abbastanza forte. Dalla traiettoria, Olla, attenzione. Molto rapido Vincenzo a schivare. Olla, sinistro, l'ho sentito. Questo l'ho sentito. Sinistro di Gurov, il cantatore ha dato un'impressione di aver sentito, ha comunque reagito subito, però si è accorto Gurov che si è aperta una palla nella resistenza dell'italiano, se ne è accorto e lo vedo Vincenzo ha qualche problema in questo momento, siamo nella quarta ripresa, ha qualche problema, il sinistro di poco fa lo ha accusato, in pochi ce ne sono accorti, ma Gurov non è tra questi, Gurov se ne è accorto e ha tentato subito di insistere, un'azione piccante, reagisce il cantatore, sostenuto a gran voce dal pubblico dei fori imperiali. Peccato, si era ben preparata la strada al destro Vincenzo, ma Gurov si è chinato di quel tanto da mandare a vuoto il colpo, tenta di forzare i colpi il cantatore, di forza anche Gurov, perde sangue dal naso Vincenzo, si incattivisce Gurov, sì. Si è incattivito, è una maschera di sangue Vincenzo contatore, drammatica quarta ripresa, sinistro volante secco però di Gurov,
poi Ballani, andiamo subito all'angolo di Vincenzo per sentire che cosa si dicono Vincenzo e i suoi. Ancora il sinistro dell'Ucraino e senza guardia l'attaccatore lega, e senza guardia Vincenzo sta allegato con la forza della disperazione, il sinistro bello, di Vincenzo bello, l'ha preso, un sinistro bellissimo, ancora. Bravo Vincenzo ancora, e Gurov ha piegato le braccia e le gambe, è in crisi Gurov, pizzicato da un sinistro violentissimo di Vincenzo Contatore, è in chiara difficoltà Alexander Gurov, se ne accorge Vincenzo e termina la ripresa. E siamo stati a un pelo da un clamoroso rovesciamento di andamento dell'incontro. Sentiamo Cantatore. Come porti il gancio, l'hai preso 200 volte adesso. Ok. Oh. Ok. Usa quel gancio, dice, usa quel gancio, dice, destro e gancio, dice, vieni, mostro, o gancio e destro, abbiamo fatto 2000 volte, dice, ok? Com'è il cazzo? Vinci rapido, non dico un cazzo della testa, ci sei tu, concentrato con la fame, ammazzalo, ok? Sei un secondo, intanto... Un cantatore abbastanza tranquillo comunque all'angolo, ha una domanda del maestro, com'è il cazzotto? Ha fatto un sorriso per dire sì, è pesante. Certamente la reazione di Vincenzo con quel gancio sinistro è stata terribile per Gurov, intendo, e anche inaspettata, perché a quel punto lì in pochi di noi si attendeva una reazione di cantatore. Il sinistro ancora di Gurov, vediamo se Vincenzo riuscirà a dare seguito a quella sua reazione, il destro. A mio avviso Gurov i due colpi li ha sentiti tutti, e li ha ancora addosso, ha un gonfiore sotto l'occhio destro, il destro ancora di Cantatore, che ha saputo venire fuori da un momento di molto difficoltà difficile. Bestiale. Molto difficile, sì, sì. Quando ha abbassato la guardia e ha subito due colpi, io pensavo a un epilogo, ahimè, negativo. Poi è riuscito a legare, un attimo di lucidità, ha legato e insomma... Adesso lo rivedo lucido, tranquillo. Vediamo Gurov come saprà passare lui, un momento difficile. Una testata tra i due. Questa devo dire involontaria peraltro, perché tutte e due sono andate avanti con la testa. Non deve fare questo Cantatore, deve evitare di andare a vuoto. Ma Vincenzo con quei due colpi ha riaperto sicuramente il match, perché in effetti da una situazione di difficoltà è passato poi ad una situazione di vantaggio. Gurov sembra aver accusato il colpo e quindi ha rallentato ancora di più la sua azione. Fuori dubbio, probabilmente nel momento in cui pensavo di avere in mano il combattimento si è trovato invece a dover fare i conti con due colpi che sta facendo fatica a digerire. Un sinistro ancora però di Gurov a segno. Però Gurov dà la sensazione di essere più affaticato di quanto non sia Cantatore. Ah, quel destro di Cantatore. Bastava un centimetro. Prova Cantatore, il sinistro di Gurov, attenzione. Incitato a gran voce Cantatore, riesce a toccare probabilmente prima nel momento di estrema difficoltà, è stato proprio il pubblico del Colosseo a tenere su. Beh, il pugile italiano adesso Vincenzo deve avere l'intelligenza di capire il momento giusto, ha capito che soffre il suo cazzotto e quindi a questo momento deve soltanto rischiare. Contenere e pungere nel momento propizio, e non si deve rivolgere all'arbitro Vincenzo. C'è l'arbitro che fa il suo mestiere, perché quando si distrae parlando con l'arbitro lì è il momento in cui è vulnerabile. Ovviamente bel destro di Vincenzo schivato da Gurov e termina una ripresa con una sfumatura per Cantatore, appena appena quantomeno ha saputo risalire da una situazione difficile.
mentre vedo in difficoltà invece Alexander Kurov, i suoi tentano anche di supportarlo con massaggi alle gambe. Sentiamo cantatore. Il destro. Ma perché non lo cerchi te? Perché devi far cercare da lui? Cercalo te, ma non gli andava avanti aperto, vai avanti chiuso. Cercalo te, ti sei messo a distanza sua, sta proprio per cazzare lui. Cercalo te, stai più vicino, troppo lontano. Ti manda sempre fuori misura. Cercalo te, più è avviato, più grinta. Ok? Più grinta. Sì, hanno ragione all'angolo, lo devi cercare, devi stargli più vicino, però stando più vicino... si rischia anche di sotto più, i colpi di Kurov. Kurov sembra un pochino affaticato. Sì, è sembrato infatti un pochettino troppo affaticato. Sesta ripresa. Vediamo. 1-2 di cantatore segno. Reagisce Kurov pesantemente. Si ha viso aperto i due pugili senza lesinare energie, disposti alla sofferenza estrema. Il destro di cantatore colpisce forse un po' basso Kurov, ma niente di che. E qui si va al limite massimo, una me, una te, e chi ne ha più ne metta. Incontro durissimo, tagliato cantatore in più parti del viso. C'è un taglio sotto l'occhio sinistro anche Alexander Kurov. È la maschera di sangue cantatore. Però perde più sangue dal naso che altro, c'è questa ferita nel sopracciglio sinistro che non dà la sensazione di essere particolarmente grave. Peccato il destro sulla spalla di Kurov. Adesso di nuovo Kurov a essere più lucido a mio avviso, ha superato a sua volta probabilmente il momento di difficoltà, mentre difficoltà è di nuovo cantatore, un andamento ondulatorio direi del combattimento, sempre molto chiuso, però puro per vedi stile proprio sovietico, stile est, sì, est europeo. Peraltro aveva cominciato con il sinistro un po' più basso, dopo quei colpi ricevuti l'ho alzato, però il cantatore è riuscito di nuovo a andare a segno. Vediamo, una fase delicatissima questa del match, a segno cantatore, a segno anche Kurov. Durissima la fase di scambio tra i due. Direi che le immagini sono più esaurienti di qualsiasi commento. Il destro di Kurov sul destro di cantatore che passa largo. Ancora Vincenzo. Attenzione. Si scopre Vincenzo, non ne approfitta Kurov perché stava arretrando e non ha avuto la prontezza di gettarsi in avanti. Ora parte da lontano, cantatore arriva con il destro, ma arriva anche il sinistro di Kurov, un tantino forse più pesante proprio per le braccia più lunghe del pugile ucraino altissimo. Riesce a fare questo sbarramento molto dritto, se riesce ad entrare dall'esterno cantatore. Molto, molto sportivo Kurov, ha perso il paradenti, ha visto Vincenzo quasi scivolare e si è fermato, beh questo con le taglie ne atto. Lavora anche il bersaglio grosso Kurov e termina la ripresa. Una ripresa durissima questa sesta. In leggero vantaggio per il pugile ucraino, ma è una inezia considerando l'equilibrio e la forza, la potenza dei colpi. Sentiamo ancora cantatore. Devi partire te, cazzo, ok, devi partire te, cioè, non fa partire lui, Arisa, cioè, forse me la ridai. Piccoli passi, vai avanti e poi lo chiudi. Non partì da lontano. Come metti il secondo colpo lo prende sempre. Ma non partì da lontano, Vincenzo. Ok, dai. Fuori secondi. Secondo. Tanti sono immagini esaurienti quelle che il regista Balani ci ha riproposto. E siamo alla settima ripresa.
incontro molto duro in salita per Vincenzo Contatore, che ai punti in questo momento è in svantaggio, leggero, ma è in svantaggio. Vediamo, comunque Contatore è ancora lì, è abbastanza fresco, comunque sia, almeno comincia la ripresa in maniera abbastanza pimpante. Non deve partire da lontano, però ha ragione il suo maestro. Beh, consente ovviamente a Gurov di adottare una tecnica di difesa partendo da lontano. Con quelle braccia che c'ha Gurov, è chiaro che va avvantaggiato. Attenzione, il sinistro dell'ucraino segno, poi Contatore lega. Vediamo un momento di studio tra i due, pronti a scattare tutti e due gli atleti. A vuoto Contatore è anche un po' lento nella circostanza. Prova il destro Vincenzo di striscio, si è scansato di qualche centimetro. Sinistro di Gurov. La sensazione, ripeto ancora, è che Gurov abbia un quadro tattico in testa più preciso. Bravo Contatore. Anche Contatore adesso ha fatto. Bravo Vincenzo. Prima, Ha come colpito nella... bene. Come nella terza ripresa, riuscito a colpire partendo, avvicinandosi. Non partendo da lontano è riuscito a ottenere migliori risultati. Bravo Contatore, il destro sul sinistro di Gurov. Destro segno anche del nostro pugile. Non deve partire da lontano, perché Gurov li vede i colpi. Ecco qua, il destro questo dritto. Bellissimo colpo. Il Contatore ha fatto il passetto in più. Bel destro dritto, a segno. Sinistro di Gurov. Grande resistenza da parte di Vincenzo. Sinistro di Gurov al bersaglio grosso. Comunque qui il primo che riesce a mettere un colpo dritto vero vince l'incontro, perché dal punto di vista fisico sembrano però tutti e due preparati a questa sì, evenienza, preparatissimi, perché... però provati dai colpi che si sono scambiati, questo è indubbio. Come hai potuto notare, ogni volta che si sono trovati in difficoltà hanno avuto la forza di reagire e riportare poi il match dall'altra parte. Sì, questo soprattutto Contatore, occorre dargliene atto. Termina anche la settima ripresa. Una settima ripresa nella quale, pur avendo un livello di equilibrio, lieve taglio al sopracciglio di Vincenzo Contatore, sentiamo, va considerato come un incidente, non come un colpo portato da Gurov. Sì, è bene, è un dettaglio comunque irrilevante ai fini del combattimento. Il taglio, ho detto lo speaker, ha comunicato il supervisore Bob Logist, che è dovuto a un fatto incidentale, non a un colpo. Comunque cercano quel destro, prova a mettere anche il gancio, prova a doppiargli i colpi, non è che te addosso, ok? Dai, più fuori i secondi. Tanto le immagini, come ho detto prima, che Ballani riesce a riproporci, stanno a testimoniare della violenza del combattimento. Questo è un match difficile persino da arbitrare, perché sì, i due sono veramente molto forti, si scontrano spesso gettando tutto il loro corpo contro l'altro. Comunque occorre anche dire che comunque vada, Contatore ne uscirà comunque bene, certamente ne abbiamo visto Contatore nelle ultime esibizioni contro Bispo e Bicoi, Contatore così, questa sera comunque vada, dimostrato di avere un coraggio da leone. Beh, questo cuore da geniato. Sta combattendo contro un campione d'Europa, quindi sì, è un pugile che ha calcato palcoscenici internazionali. E questo è il non incontro europeo per Gurov, che è unito ai due mondiali. Il destro di Contatore, poi ha perso un attimo l'attimo buono Vincenzo. Purtroppo paga dazio ogni volta che fa questo tipo di entrata, è costretto a subire un paio di colpi almeno. Scivola Vincenzo, si ferma Gurov, sportivissimo.
pur nella violenza del combattimento vi sono dei momenti in cui la sportività e la cavalleria di questa disciplina viene a galla, certo. Nonostante la violenza con la quale i due pugili si stanno affrontando questa sera. Momento di stasi del combattimento, parte da lontano Cantatore e non raccoglie alcun frutto.